I frutti sono da sempre tra le piante più consumate dall'uomo. Diciamo che l'uomo ha iniziato il percorso del giardino partendo da quello che era commestibile. L'uomo piantava attorno alla propria abitazione quelle piante dove riusciva a catturare qualcosa di commestibile. Ecco perché i frutti, e quando si parla di frutti antichi, i frutti hanno una storia infinita. L'uomo si è sempre cibato di frutti e noi abbiamo recuperato, non naturalmente andando indietro nella storia di migliaia di anni, andando indietro di qualche centinaio di anni, abbiamo recuperato una quantità di frutti che sono, io ritengo personalmente, ideali per quello che può essere un piccolo frutteto familiare. A questo punto passiamo ad analizzare le susine. Una di queste si chiama susina agostiniana. Agostiniana, lo dice la parola stesso, è evidente che è una susina che matura il mese di agosto. Ne esiste un'altra che si chiama luglienga, che ha la stessa caratteristica dell'agostiniana, con la differenza che matura 30 giorni prima. Che cosa hanno queste susine agostiniane? Hanno l'aroma classico della susina, cioè quell'aroma, quello da marmellata. Quando noi assaggiamo una buona marmellata di susina, è quasi sempre fatta da queste susine nere, leggermente ovali, che hanno un gusto spiccatissimo. E poi passiamo al biricoccolo. Il biricoccolo è un frutto straordinario. Devo confessare con molta onestà che il rilancio di questo frutto è proprio dovuto così ad una mia curiosità avvenuta negli anni 70, fine anni 60, quando alla caccia di questi frutti antichi, che come risaputo insomma è stato un momento importante della mia attività, e camminando sulle colline mi sono imbattuto in una fioritura particolare che non mi dava l'idea né di un albicocco e neanche di un susino. Poi, chiedendo ai contadini locali, mi sono fatto dire di che cosa si trattasse, e questi mi hanno detto "le un biricoccual" in dialetto bolognese, cosa che mi ha incuriosito anche perché nell'infanzia avevo sentito parlare di questa storia di biricoccual, di biricoccolo. Passiamo ai fichi. I fichi sono, credo, tra i frutti quelli, come dire, meno apprezzati, meno consumati, meno venduti, probabilmente perché il fico ha un problema, e il problema del fico è quello che la maturazione, quando avviene nello spazio di 2 giorni al massimo, i fichi bisogna consumarli. Qui vedete un piccolo assortimento dove ci si rende conto, basta guardare il colore e la forma dei fichi, che le varietà sono tantissime. Bene, passiamo a vederle una alla volta. Questo si chiama brogiotto bianco ed è un piccolo fico, un fico che viene confuso molto spesso anche col fico verdino, perché più o meno hanno le stesse caratteristiche. Il fico brogiotto bianco è sicuramente, insieme al fico dottato che vedremo dopo, tra le varietà più distribuite su tutto il territorio nazionale. A questo punto noi possiamo pensare di parlarvi del terzo corso, cioè di parlarvi di altri frutti. Sono rimaste ancora le albicocche che hanno bisogno di un loro spazio, sono rimasti i frutti del sottobosco che io rimando ovviamente tutti al prossimo videocorso.